Cari amici dronezine, benvenuti e bentornati sul canale. Stavo leggendo qui un po' di articoli sul web di un avvenimento di una decina di giorni fa. Taormina, drone finito sugli alberi, pilota denunciato perché gli mancava l'assicurazione. Finisce con il drone sugli alberi mentre registrava le riprese per un B&B. Gli mancava l'assicurazione, l'attestato di pilota era scaduto. Ebbene sì, è successo i primi di maggio che un drone effettivamente pilotato da un pilota sia finito contro gli alberi. Ha chiamato i vigili del fuoco per farselo portare a terra, stava facendo effettivamente una ripresa professionale da quello che ho capito, e però poi dopo è intervenuta la polizia municipale, la polizia locale, e gli ha comminato una bella sanzione. Gli ha sequestrato il drone e tutto quanto. Noi di Dronezine, un po' per mestiere, un po' perché effettivamente lo siamo, abbiamo voluto approfondire, siamo curiosi. Per cui, grazie a South Drone, che è un'azienda che sta collaborando con noi per la formazione dei piloti, per gli attestati ITS, ITSTS, non è pubblicità questa, semplicemente sto menzionando colui che è stato il tramite, abbiamo voluto parlare con coloro che hanno effettuato, diciamo così, la constatazione dell'incidente, incidente poi che per fortuna non è successo nulla, questo lo diciamo, quindi il drone è rimasto sull'albero, è stato prelevato dai vigili del fuoco e consegnato a terra, poi effettivamente è stato sequestrato dalla polizia locale. Quindi voglio parlare adesso, voglio fare una videochiamata con il comandante Daniele Lopresti della polizia locale di Taormina, vediamo un pochino cosa ci racconta e come sono andati effettivamente i fatti senza leggerli sul web. Bene, allora ci troviamo con il comandante della polizia locale del comune di Taormina, Daniele Lopresti. Noi comandanti abbiamo visto, no, come blog, come giornalisti, come appassionati di settore, anche professionisti, abbiamo visto un sacco di titoli una decina di giorni fa comparsi sulle varie testate nazionali con scritto drone rimane incastrato sull'albero durante le riprese di un B&B oppure attenzione, è stato prelevato dai vigili del fuoco. Ma al di là di quello che abbiamo letto sulle varie testate giornalistiche, ci piacerebbe capire da lei, comandante, come vi siete accorti che c'era un drone e che poteva recare effettivamente un potenziale pericolo ai cittadini. Come ve ne siete accorti? Sì, intanto è ovvio che tutto ciò che viene fuori alla stampa è frutto di un comunicato ufficiale, quindi sempre nel rispetto della privacy dell'interessato, noi cerchiamo di raccontare quelli che sono gli interventi espletati dal nostro personale. Come è venuto fuori in tantissime testate, sinceramente neanche noi ci immaginavamo un feedback del genere. L'intervento nasce da una chiamata presso il comando effettuata dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, dove ci chiedevano un ausilio viabilistico per la chiusura di una strada a causa di un intervento dovuto al recupero di un drone schiantatosi sulla cima di un albero d'alto fusto altezza circa 25 metri. Da lì, quando io ho chiesto: ma scusate, abbiamo il pilota sul posto, cioè, da chi viene questa chiamata? E ci hanno riferito che effettivamente c'era l'interessato che aveva richiesto questo intervento. Volendo capire in prima persona di cosa si stava trattando, sono andato proprio sui luoghi, ho raggiunto la pattuglia che era già sul posto e ho conferito con il diretto interessato, il quale mi diceva che era un pilota abilitato dall'ENAC che stava facendo la sera prima addirittura un servizio per conto di suo fratello che faceva il fotografo e a un certo punto il drone è impazzito e è andato a volare in maniera obliqua verso l'alto, fortunatamente poi schiantandosi contro la cima di un albero d'alto fusto senza creare danni a cose o persone.
E da lì ho detto: aspetta, ma di che drone stiamo parlando? C'è un giocattolo? Stiamo parlando di un drone superiore ai 250 grammi? E quindi è iniziata tutta l'attività investigativa che ha portato poi a accertare che si trattava innanzitutto di un drone di oltre 500 grammi, con ovviamente munito, di videocamera e GPS. Il soggetto non esibiva alcun attestato, se non attestato già scaduto da oltre un anno. E in considerazione che eravamo in pieno centro abitato, quindi in zona critica, con agglomerato sì, urbano di persone e di cose, ho chiesto se avesse fatto la comunicazione del piano volo sul sito portale di Flight, la persona in poche parole non aveva nulla. Insomma. Gli ho chiesto la polizza assicurativa e non ce l'aveva. E da lì ovviamente ho detto: guardi, a me dispiace perché alla fine ha chiamato lei i soccorsi, però io oggi dovrò contestarle una serie di violazioni, sia penali che amministrative. E quindi ovviamente, come dicevamo a microfoni spenti, siccome ho un'esperienza pregressa presso la Polizia Locale di Milano, che è stata una delle prime polizie a sanzionare un utilizzo indebito dei droni in Piazza Duomo, sapevo già quella che era la normativa, e quindi sono andato a recuperare un po' i regolamenti che disciplinano l'attività dei droni, che oggi vengono definiti UAS, dato che c'è il regolamento ENAC del 2021, e sono andato a recuperarmi tutte quelle che erano le fonti normative e gli articoli da contestare. Ero anche aggiornato sul fatto che la mancanza della copertura assicurativa non era più sanzionata con quella famosa cifra spaventosa, Mostruosa proprio, mostruosa eh. di 33.000 euro, perché era riferita all'articolo 1234 del codice di navigazione, che ovviamente punisce gli aeromobili e le navi che sono privi di copertura assicurativa, con una sanzione che va da 50.000 a 100.000 euro, e il pagamento in misura ridotta diventa un terzo del massimo perché è più favorevole al trasgressore, e diventavano i famosi 33.000 euro. Da lì poi nacque quella circolare ENAC, che precisava alle forze di polizia di non contestare l'articolo 1234, ma di fare riferimento l'articolo 1174 del codice navigazione, che va a punire tutti i vari regolamenti che disciplinano sempre il tema della navigazione. Quindi hanno utilizzato una sorta di norma generica che è più favorevole, perché va da 1032 a 6000 rotti euro, e quindi il doppio del minimo, che sarebbe l'importo più favorevole. Da lì nasce la cifra che è 2064 euro. Infatti su questo, comandante, la interrompo, le chiedo scusa, abbiamo parlato proprio noi di dronesine, abbiamo, diciamo così, pubblicato un articolo nel quale spiegavamo che un avvocato interno di ENAC, mi pare di maggio si chiami, aveva inviato questa circolare ad alcune circoscrizioni comunali, tra le quali proprio quella di Milano, ci pare, ma anche sicuramente ad altre, dove spiegava che effettivamente, secondo lui, e secondo anche la giurisprudenza, non era da applicare la sanzione, quella riferita al codice della navigazione, perché effettivamente si riferiscono ad aeromobili o a navi di grandi dimensioni, cioè effettivamente sproporzionata. Anche laddove sia stata applicata in passato, proprio dallo stesso Comune di Milano, nei confronti di quei trasgressori di cui lei parlava prima, bisognerebbe poi vedere, andremo poi a vedere se effettivamente in sede giudiziaria il trasgressore ha pagato quella cifra così elevata, cioè decisamente sproporzionata. Ma secondo lei, comandante, ritiene che questo tipo di voli possano mettere un po' in difficoltà e a repentaglio la sicurezza dei cittadini, soprattutto magari adesso in un'isola bella come quella di Taormina, dove, no, scusate, in una località bella come quella di Taormina, dove ci sono tanti. Taormina c'ha l'Isola Bella, non è che si è Ah, sbagliato. anche voi, E certo, non lo l'Isola sapevo. Bella è proprio una zona naturalistica molto rinomata a livello turistico, perché è proprio un isolotto collegato da una lingua sottile di sabbia con il terreno, si chiama Isola Bella. Ah, bisogna che La venga. invito a visionarla. Verrò sicuramente con tutti i miei droni, comandante, così le darò un po' di lavoro da fare. No, Però le vabbè, dico adesso. questo: dopo questo intervento, Sì. il nostro comando è stato assalito da richieste di autorizzazione al volo di droni.
Sì, cose che fino a prima non arrivavano. certo. E anche qui purtroppo c'è tanta, tanta disinformazione. Noi, forse lo saprà, noi di Dronezino ormai sono 10 anni che facciamo questo mestiere, che abbiamo l'attività, che abbiamo la rivista, abbiamo anche una rivista cartacea, poi dopo a microfoni spenti mi darà l'indirizzo così sarà un mio piacere spedirgliene un paio di copie. E effettivamente nonostante tutto ciò, e nonostante siamo da tanti anni in questo settore, non riusciamo a non capire come mai ci siano ancora tante persone che vogliono affacciarsi a questo mondo, che arrivano adesso e che effettivamente non conoscono bene tutti i dettagli del purtroppo molto difficile regolamento, perché dobbiamo dire la verità, da quando è entrato, come ha detto lei prima, in vigore il regolamento europeo, che sembrava una semplificazione, in realtà è abbastanza complicato. Anche solo per richiedere le autorizzazioni, come giustamente lei ha detto, le chiedono direttamente a voi, quando invece ci sarebbe un iter ben preciso, che la maggior parte delle persone, purtroppo, non dico sprovvedute, è un brutto termine, ma insomma, diciamo disinformati, purtroppo non conoscono. Quindi immagino bene che anche voi abbiate dovuto informare, ma lei lo era già, ma comunque anche i suoi assistenti, i suoi collaboratori, informarsi per sapere cosa rispondere. Assolutamente sì, di fatto queste richieste le gestisco in prima persona perché, come ha detto lei, la normativa è un po' complicata perché è un richiamo di norme, cioè regolamento fa riferimento al regolamento di esecuzione parla di codice della navigazione, parla di 689, è veramente un guazzabuglio di norme. Sarebbe opportuno veramente disciplinare in un testo unico. Ormai l'Italia è il paese dei testi unici. Facciamo questo benedetto testo unico in materia di aeromobili a pilotaggio remoto, e così l'operatore, di polizia che si trova a dover accertare un'eventuale violazione, certamente ha, il compito facilitato, perché in questo momento, è veramente difficile andare a capire e individuare esattamente quella che è la norma violata. Quello che le posso dire è intanto che dal punto di vista penale la procura ha convalidato il sequestro del drone e quindi ha avvalorato quella che è stata la tesi mia di violazione dal punto di vista penale. E ora, al termine dei 60 giorni, se non ci perverrà il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o quantomeno la copia, perché ovviamente non incassiamo noi. Certo. Lei sa meglio di me che incassa ENAC, trasmetteremo il rapporto ad ENAC per i provvedimenti di conseguenziali. E la domanda che mi aveva fatta, se penso che i droni possono essere un pericolo, dico certamente sì, perché voi immaginate, nel nostro caso, il trasgressore ha dichiarato che questo drone che ho pesato in farmacia, che pesava 500 grammi, perché quando si fa un sequestro devi essere il più dettagliato possibile. Certo. Quindi sono andato in farmacia, ho fatto pesare il drone, mi sono fatto rilasciare lo scontrino, quindi quello è il peso, perché non sappiamo se il soggetto l'ha modificato, non l'ha modificato, se è originale, quindi il peso è quello, certo, eravamo sui 500 grammi, quindi superiore a 250 grammi, pertanto doveva avere l'assicurazione obbligatoria, pertanto eravamo in un'area critica e doveva avere comunque l'attestata 1, 2, 3, e tutte queste autorizzazioni non le aveva, nessuna comunicazione a D-Flight e così via. Immaginiamo quindi sulla base della dichiarazione della persona che questo drone a un certo punto è impazzito, anche se io non ci credo, poi magari Sì. mi dirà lei dal punto di vista tecnico se può capitare una cosa del genere. E anziché andare a finire sulla chioma di un albero, andrà a finire in testa a qualcuno. Certo. Secondo me quel qualcuno ci rimaneva secco, ok? Quindi sottovalutare la criticità di questi oggetti è secondo me un grosso errore. Anzi, io invito i miei colleghi, se ci dovessero ascoltare, di tutta Italia, di prestare massima attenzione a quelli che possono essere voli non autorizzati. Quando vedete dei droni in città, è veramente difficile che ENAC rilasci autorizzazioni dove sono agglomerati di persone, se non per cause particolari. Perché per girare uno spot sicuramente ENAC non rilascia l'autorizzazione sul Corso Umberto di Taormina, che in questo momento, mentre io vi parlo, è pieno di gente, di turisti da tutto il mondo. La maggior parte delle richieste che mi pervengono sono queste: il drone in Piazza 9 Aprile, che è il belvedere di Taormina che si affaccia sul Golfo di Giardini, Naxos, sempre pieno di gente. Voi immaginate un drone
che va a finire su una platea di persone che non si può neanche precisare, e quindi io ritengo che sia molto, molto pericoloso. Sì, va detto, spezzo una lancia in favore dei dronisti, nel senso che quello che lei ha detto è assolutamente tutto vero, sono preoccupazioni più che legittime. Ci sono però anche tanti bravi piloti, bravi operatori, coscienziosi, che seguono le regole, che sono assicurati, che sono formati adeguatamente, che fanno ed eseguono il loro mestiere regolarmente. Nella maggior parte dei casi, devo dirle, io in passato qualche cosino ho fatto anch'io, ma insomma adesso mi dedico più che altro alla rivista, ma comunque conosco un sacco di operatori, di piloti che prima di andare a fare un'operazione in regola vanno a cercare proprio la pattuglia, fanno vedere i documenti proprio per validare il loro operato e lavorano tranquillamente. Quindi si crea anche questo tipo di rapporto, no? Non dico simbiotico, ma comunque di collaborazione nel quale si fa vedere che si eseguono tutti i lavori in regola. Sicuramente la persona che avete fermato, che si è, tra virgolette, autodenunciato, no? Chiedendo ai vigili Sì, era in buona dove fede, un bravo ragazzo, non era un Certo, pregiudicato, certo. anzi, dal punto di vista umano, mi è anche dispiaciuto, diciamo, siamo stati anche criticati per la troppa severità. Però voglio aggiungere anche un altro elemento per far comprendere la gravità del fatto, al di là dello schianto su un albero che può far ridere o meno. La zona era a poche decine di metri dall'elipista di Taormina, Ah, ecco, dove quindi. atterrano quotidianamente degli elicotteri del 118, che noi abbiamo la cardiochirurgia pediatrica a Taormina. E immaginiamo questo drone di 500 grammi che va a sbattere contro un elicottero, non lo so, ecco, ripeto, quanto danno avrebbe potuto arrecare, ma si tratta di un'area comunque critica, non, anche se dal portale di flight risulta tutta gialla Taormina, quindi abbiamo un volo fino a 45 metri. Però lui era a 30-40 metri dall'elipista. Sì. In quel caso, anche se fosse stato in regola, avrebbe comunque, proprio perché ha perso il controllo, no? Come lui stesso ha dichiarato, definito contro l'albero, avrebbe potuto finire magari contro qualsiasi altra cosa, quindi a maggior ragione. No, io non discuto assolutamente sulle decisioni prese, mi sembrano più che corrette, come lei dice, anche dal punto di vista umano, certamente le è dispiaciuto, però effettivamente sono situazioni che non si devono ripetere. Cioè, purtroppo l'incidente succede a tutti, succede ai treni, succede agli aerei, succede alle navi, insomma, lo sappiamo bene, però andarsene anche a cercare, mettendosi in situazioni di rischio, volando senza un attestato valido, perché anche lì, se aveva un attestato scaduto, doveva comunque essere un pochino informato anche sul resto, cioè non faccio fatica a comprendere che si possa pilotare un drone senza assicurazione, onestamente. Al di là di tutto cioè, al di là del fatto che se succedesse qualcosa che va a cascare su una persona, grazie a Dio, in tutti questi anni non è mai successo e spero che non succeda mai. Però comunque un po' di male, qualche taglio, insomma, può succedere un po' di cadesse su una carrozzina, insomma, può succedere di tutto. Sappiamo bene che la Scalonia ci vede purtroppo È molto dietro bene. l'angolo. Esatto. Comunque sì, diciamo che i droni pilotati in questa maniera sono solo un fastidio, ma dal punto di vista della privacy, ad esempio, avete mai avuto qualche segnalazione di qualche cittadino preoccupato, che, o forse è il primo drone che beccate, tra virgolette, in flagranza di volo, non dico di reato, ma di volo lì a Taormina? Allora, dal punto di vista della privacy, dico no. Però su Facebook in privato tramite Messenger, poi una cittadina taorminese mi ha mandato delle foto che documentavano il volo presumibilmente di questo drone, perché lei abitava vicino all'area dove è accaduto il sinistro, e rappresentava, insomma, che era infastidita perché era da 2 giorni che la sera questo drone volava e loro non sapevano che cosa stesse riprendendo. Certo. Ma a parte questo episodio, che ha avuto un clamore mediatico, sinceramente noi come comando di polizia locale di Taormina non abbiamo mai ricevuto delle segnalazioni circa la privacy violata da questi droni. Ripeto, sono aumentate in dismisura le richieste di autorizzazione al volo di questi droni, e io sto preparando una sorta di format di risposta specificando: vedi che non sono io a dover autorizzare, innanzitutto, è ovvio che io lo devo sapere, perché se c'è un'attività critica sul mio territorio lo devo sapere, però ovviamente ho inserito
dei punti per informare il pilota, comunque il richiedente, su quelle che sono le procedure da seguire, perché ormai Taormina è tutta centro abitato, centro urbano, quindi certamente è difficile avere un'autorizzazione in tal senso da ENAC. Se invece le richieste pervengono per quanto riguarda la spiaggia o Isola Bella stessa, che non è un isolotto praticamente disabitato, o dei costoni rocciosi, e allora lì i problemi non ce ne sono, perché laddove dovesse cadere il drone non creerebbe danni, ecco. Certo. Ecco, le facevo un'ultima domanda, poi la lascio sicuramente libero. Cosa ne pensa dei droni utilizzati dalle forze di polizia, ma in questo caso anche proprio dalle polizie locali? E ci sono molti comuni, un pochino in tutta Italia, devo dire la verità, che hanno fatto richiesta, addirittura potrebbe esserci la possibilità di richiedere l'autorizzazione come aeromobili di Stato. Ma al di là di questo, come la vede lei un'implementazione dei droni nel contesto del vostro comando? Potrebbero esservi utili per quali attività eventualmente? Guardi, intanto la domanda calzapennello, perché io ho svolto l'incarico per un anno di comandante della Polizia Metropolitana di Messina. Tutto il 2022 sono stato il comandante della Polizia Metropolitana di Messina, dove ho effettuato tante innovazioni strumentali, tra le quali l'acquisto di un drone. Per questo le dico, sembra che non ci siamo messi d'accordo, quindi diciamo che ci ascolta. Un DJI Matrice 500 che mi hanno fatto ridere i miei collaboratori, perché quando l'abbiamo scelto è un drone di circa 40.000 euro e in questo momento, ahimè, in Ucraina lo stanno utilizzando per lanciare le bombe in Russia. Quindi Sì. noi ovviamente non l'abbiamo comprato con l'intento di lanciare bombe. Ma a causa della criticità e fragilità del nostro territorio, che molto spesso del nostro e non solo del nostro, perché visto quello che è successo in questi giorni in Emilia-Romagna, smottamenti, frane, allagamenti, avere la possibilità di raggiungere un sito che per un N motivo è rimasto isolato, e avere la possibilità di dare dei medicinali, del cibo dall'alto, anche noi in autonomia, senza attendere elicotteri o quant'altro, secondo me è una marcia in più. Infatti il DJI Matrice 500 ha la possibilità di trasportare fino a 8 kg di peso, e se noi immaginiamo, ad esempio, un villaggio isolato, una frazione isolata, non si può raggiungere via terra ma soltanto via aerea, pensare che una famiglia possa avere dei medicinali o del cibo anche per 24 ore, 48 ore, quello che è, secondo me è fondamentale, e dà anche quella marcia in più a quello che è il compito delle polizie locali d'Italia. Sicuramente, poi magari anche con mezzi più piccoli e più leggeri, anche utilizzato per fare ispezioni, controllare abusi edilizi, ci sono tantissime, anche il controllo del territorio, la sicurezza, ci sono tantissime applicazioni dove effettivamente possono essere utili questi strumenti. Comandante, io non posso far altro che ringraziarle, le prometto, ed è quasi una minaccia, che quando verrò a Taormina la distribuirò per stringere la mano personalmente per conoscerla, è veramente molto preparato. La ringrazio e se vuole dare un consiglio ai dronisti, approfitti del nostro canale e del nostro sito per farlo. Sì, io direi che chi frequenta e ascolta il vostro canale non ha bisogno di consigli, secondo me, perché saranno dei soggetti puntuali nel rispetto delle norme. Quello che voglio dire è che, appunto, anche la semplice dimenticanza dell'attivazione della copertura assicurativa, piuttosto che, dovrebbe farvi desistere dal fare nel consentire il volo anche per prova, o pensando che non possa succedere nulla. Quindi teniamo l'attenzione alta, quando decidiamo di pianificare un volo, cerchiamo di avere tutti i documenti in regola al fine di evitare spiacevoli incidenti. Giustissimo, grazie mille comandante, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie a voi. Bene, dopo aver ringraziato e messo giù la conversazione che ho fatto via Skype con il comandante, posso solo dirvi che effettivamente ha detto molte cose vere, molto sagge. Io credo che i suoi consigli vadano seguiti, siamo anche noi, ancora una volta, noi di Dronezine, a raccomandarci, proprio vi preghiamo nel vero senso della parola, di lavorare soprattutto e prima di tutto con la testa, qualsiasi cosa voi facciate, sia a livello amatoriale sia a livello professionale.
Ora la persona che qui è stata effettivamente colta in flagranza di reato, purtroppo aveva torto marcio, aveva l'assicurazione non l'aveva fatto, non l'aveva rinnovata, l'attestato era scaduto, insomma, non stava facendo un'attività lavorativa, quindi sarebbe stata necessaria un'assicurazione professionale. Insomma, non ne ha presa una, è stato scalognato, ma nella scalogna è stato fortunato che effettivamente non è successo nulla. Pensate se questo drone impazzito, effettivamente, come diceva il comandante, fosse finito sulla testa di qualcuno. Ora devo dire, a discolpa nostra di dronisti, che effettivamente i nostri oggetti, questi oggetti, sono abbastanza sicuri intrinsecamente, cioè sono costruiti bene, abbiamo dei validissimi, diciamo, produttori. Però effettivamente la scalogna è sempre lì dietro l'angolo, per cui mi raccomando, fate le cose in regola, assicuratevi, verificate di aver l'attestato se necessario per droni superiori ai 250 grammi e anche non informatevi troppo sui social, nel senso che va bene ascoltare, chiedere l'opinione di tutti, però poi seguite i canali giusti, seguite le persone giuste, cioè non solo perché uno è un influencer e fa un sacco di view, ha un sacco di like per un video, è il migliore degli altri, cioè state un attimino, cercate di capire chi effettivamente è da tanto tempo nel settore, ne mastica, e chi invece racconta così per sentito dire, perché questo è veramente pericoloso, si possono correre dei rischi, l'abbiamo visto, questa persona effettivamente dovrà pagare una sanzione, avrà un procedimento probabilmente anche penale da seguire, oltre che amministrativa, insomma, non è uno scherzetto. Detto questo, a proposito di like e di visualizzazioni, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un bel pollicione in su e ci vediamo al prossimo video di Dornesine. Ciao a tutti e volate sempre con la testa in sicurezza, ciao!